non è certamente il primo incontro, la prima iniziativa a cui partecipo io, entrambi noi partecipiamo alle comunità di Casal di Principe come quella con le altre comunità della zona. Ce lo facciamo perché questa è il settore fondamentale del nostro territorio e veramente sarebbe delittuoso da parte degli amministratori e dei rappresentanti popolari, quindi popolati e detto da poco, non partecipare, non essere presente, non dare il proprio contributo. Ci abbiamo provato in tanti modi, sia a livello istituzionale, con deliberazione, con i nostri interventi a tutti i livelli, e lo facciamo anche con la partecipazione diretta a questa iniziativa e a tutte le altre iniziative che saranno sviluppate da questo movimento. Facendo un'osservazione che oltre al patrimonio di famiglia si è sviluppato, l'ho detto più di un'occasione, in questi mesi, o meglio in quest'anno, si è sviluppato un straordinario movimento di imprese e di imprenditori di nuova generazione in grado di avere una visione di quello che può essere lo sviluppo economico di un territorio e di avere guidato un intero territorio sulla strada che riguarda lo sviluppo economico dell'area. Questo è un patrimonio straordinario a cui dobbiamo difendere, a cui dobbiamo dare retta. Io non ho altro da aggiungere perché molte cose sono state già dette e credo che siano gli allenatori, i protagonisti veri di questa iniziativa, di questa battaglia. Taccio anche perché mi dà una certa impressione, ma non c'è un bus in Maria Lanzica, insomma, me l'ho scelto per anche affrontare un momento di scongiuri per questa cosa qua. Ok. Grazie Leonardo. La parola è al sindaco Villa di Briano. Buonasera a tutti, mi associo alle parole del collega Ronatella Tano, così come sindaco di Villa di Briano sto qua a rappresentare il mio governo e combattere le mie lacrime, che visto è un settore importante per il nostro governo, con azione agricola e non si può pensare alla presenza nel settore di Bufalino. Quindi saremo sempre più fermi che noi. Grazie. Grazie sindaco, ora la parola al sindaco di Grazia Misso. Buonasera, non solo il sindaco delegato, ma il sindaco del comune di Grazianese. Ovviamente anche noi siamo qui per appoggiare gli allevatori, lo abbiamo già fatto in tanti modi, anche con deliberazioni di giunta comunale, per lo più abbiamo creato nel nostro comune, che alla fine è il fulcro della filiera bufalina nella provincia di Caserta, abbiamo creato un sulto degli allevatori. Proprio a dimostrazione che il comune di Grazianese è a fianco degli allevatori e delle loro problematiche, proprio perché è la parte trainante della nostra economia e del nostro territorio e soprattutto delle nostre tradizioni. Buonasera. Grazie. Ora la parola a Vincenzo Caterino, sindaco di San Cipriano d'Aversa. Buonasera, sono qui in rappresentanza ovviamente della comunità a fianco degli allevatori per questa ennesima manifestazione che chiaramente credo sia giusto partecipare e sia giusto essere vicino a questi signori che chiaramente rappresentano uno dei patrimoni più importanti, il patrimonio, il comparto bufalino, insomma una delle risorse di questo territorio. E credo che chiaramente insomma, ci vuole una spinta in più, insomma qualche esempio che possa portare ad una soluzione di questa cosa veramente, di questa questione veramente annosa. Insomma, non si può essere indifferenti e lasciar morire un comparto così importante come il patrimonio bufalino, cioè tutta la filiera della bufala. Penso che sia uno dei settori trainanti, ma non solo per questo territorio, ma per la Campania, ma per l'Italia in genere. Quindi secondo me è giusto salvaguardare quello che è rimasto insomma, di questo comparto bufalino, perché chiaramente non si può andare avanti e lasciare così come se nulla fosse, nell'indifferenza, insomma, morire questo ultimo baluardo dell'economia che ci rimane qui in questo territorio. Fanno per molto meno insomma, in altri territori fanno tante dimostrazioni, tante cose molto partecipate, quindi io credo che sia giusto partecipare, lasciare qualsiasi, ma essere presenti al fianco degli allevatori senza se, senza ma e senza appartenenze politiche. Grazie. Diamo ora
la parola da Adriano Novillo, presidente dell'Associazione di tutela della bufala mediterranea. Adriano, vieni a spiegarci cosa sta succedendo nelle campagne in questi giorni e in questi mesi. Buonasera a tutti, un saluto al comitato, a tutti voi allevatori, alle varie associazioni di categoria, ai colleghi sindaci, alle forze dell'ordine che sono qui con noi in piazza. Tanto abbiamo detto, tanto abbiamo letto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Ritengo che sia utile utilizzare sempre il linguaggio della chiarezza. Ognuno di noi che ricopre un ruolo istituzionale ha il dovere di prendere parte, di essere di parte. E come sindaci non possiamo che non ascoltare e farci carico di quello che è un grido che ormai non è nemmeno più un grido, visto ormai il numero elevato di aziende che sono chiuse, game over. Ma è anche nostro compito di farci carico di quelle che sono le soluzioni che più volte sono state elencate. Vi ricordo che insieme ai colleghi sindaci dell'Agro Aversano partecipammo ad un tavolo tecnico convocato e all'epoca parlavamo della vaccinazione. Qualche risposta, seppur ancora non efficiente al 100%, è stata messa in campo. Allora, giusto prendere parte, giusto stare accanto degli allevatori, costruire ancora una volta un dialogo con la istituzionale, regionale e sicuramente, se c'è la necessità, anche quella nazionale. Quindi, caro Giovanni, sicuramente noi, come abbiamo fatto finora, non ci tireremo indietro nel creare momenti di discussione e di attenzione su tutto il panorama politico. Ma il tempo, e i numeri ce lo dicono, si è esaurito. Oggi è il tempo che noi tutti dobbiamo lavorare più convintamente per continuare a creare quel momento di responsabilità che tu auspicavi tra istituzioni che hanno l'onere della governance del territorio. Io non sono per giudicare l'operato di nessuno, ma sono convinto che la mobilitazione è uno degli strumenti per richiamare l'attenzione su un tema fondamentale, ma soprattutto per ricordare a noi stessi che nella nostra provincia produciamo oltre il 60% dei quantitativi di latte prodotti in tutta la nostra nazione. Numeri importanti che si traducono chiaramente in occupazione, veniva ricordato, in dignità della persona. Allora, e vado alla conclusione, se ci sarà necessità, io mi auguro di no, sicuramente porteremo i nostri consigli comunali ad una riflessione nazionale, ma sono convinto che su questa scia di mobilitazione riusciremo nelle prossime giornate, nei prossimi giorni a fare ancora dei passi in avanti, insieme, accanto noi, con la propria idea, ma con la convinzione che a noi interessa risolvere, fare in modo che le nostre bufale non vengano abbattute, fare in modo che le nostre aziende non debbano chiudere, per fare in modo che il nostro territorio continui a vivere di un comparto economico fondamentale. E a chi pensa che la delocalizzazione possa essere una soluzione, noi continueremo ad opporci con tutta la nostra forza. Noi sindaci ci opporremo con tutta la nostra forza, perché delocalizzare le nostre aziende è improponibile. Allora, su questo continuiamo la discussione di
per la risoluzione del problema, tenendo al centro le cose che ci siamo detti. Grazie a tutti, grazie Gianni, grazie a tutti.